Presidente, più convinto o più soddisfatto da questo incontro? No, sono convinto soprattutto da come si è sviluppato l'incontro, che io ritengo un incontro di lavoro è un esempio che noi dovremmo esportare anche in altre regioni, anche alla politica nazionale. Il confronto che c'è stato fra i candidati alla presidenza della Regione Lombardia ha evidenziato come quando si parte da dati concreti, si mette la concretezza davanti a tutto e soprattutto l'interesse generale dei cittadini, le cose che vengono proposte sono tutte ben accette e soprattutto devo dire che abbiamo indagato su tutti gli aspetti che possono contribuire per rilanciare la nostra regione. La regione Lombardia, che è la regione motore dell'economia nazionale, fra i primi quattro motori dell'Europa, deve continuamente crescere. Abbiamo insistito sul fatto della competitività, la regione Lombardia deve riacquistare quella competitività per attrarre investimenti dall'estero, attrarre investimenti da altre regioni, ma soprattutto per mettere in condizioni le nostre imprese di acquisire nuove quote di mercato nel mondo. Il mercato globale oggi sta crescendo, l'Europa sta crescendo, l'Italia cresce meno dell'Europa. La Lombardia cresce più dell'Italia, comunque cresce meno dei grandi motori dell'Europa, quindi dobbiamo creare le condizioni perché l'Europa si agganci a queste regioni virtuose e più produttive della Lombardia. C'è stata una proposta più concreta delle altre da parte sua, se vuole spiegare? No, devo dire che noi abbiamo impostato questo incontro facendo un programma di proposte concrete per la Lombardia. Proposte che sono il frutto di un'analisi, una discussione, di un dibattito fatto in tutte le territoriali, quindi siamo andati a fare una proposta per la gestione della Lombardia dal basso. Abbiamo evidenziato e raccolto tutti i problemi più significativi, abbiamo messo le priorità, perché è chiaro che io sostengo che bisogna fare poche cose, ma fatte bene, ma realizzarle. Oltretutto, parlare in Lombardia, un popolo che è abituato al fare e non al dire, quindi era una precondizione per portare i nostri interlocutori a confrontarsi su cose concrete. Abbiamo messo un programma dove abbiamo individuato le priorità, dicendo anche quali sono i punti di debolezza, e devo dire che i candidati sono venuti molto preparati e soprattutto consci della responsabilità che dovranno assumersi qualora verranno eletti, perché la Lombardia ha bisogno di risposte concrete, ha bisogno di un progetto industriale di politica regionale che vada al di là della legislazione, per mettere in condizioni il nostro tessuto produttivo di proiettarsi anche nel futuro. Dall'altra parte abbiamo visto che nell'anno precedente le imprese lombarde hanno investito più delle imprese delle altre regioni, proprio perché gli imprenditori lombardi credono in questo territorio, credono nell'opportunità che la regione Lombardia offre alle imprese, credono in questo paese e vogliono competere ad armi pari con gli altri concorrenti. Il punto di debolezza, le ha detto, abbiamo fatto presente. No, il punto di debolezza che abbiamo avuto e che notiamo è la burocrazia e la semplificazione, su cui noi insistiamo molto. E poi le competenze. Oggi per gestire una regione come la Lombardia abbiamo bisogno di competenze. I problemi sono tanti, sono variegati, sono complessi, quindi abbiamo insistito sulle competenze e sull'assunzione di responsabilità da parte di chiunque andrà a governare la Lombardia. Piace o no la flat tax? Beh, la flat tax fa parte di un pacchetto di competitività che però non riguarda la regione Lombardia, è un discorso molto più ampio. Noi abbiamo già sostenuto in altre occasioni che in Italia bisognava ridurre le aliquote fiscali, magari fare una o due aliquote in modo tale da aumentare la base imponibile e quindi aumentare il gettito, anche perché dobbiamo creare le condizioni per poter avere le risorse per fare gli investimenti, perché oggi la sfida che abbiamo davanti è quella del rilancio degli investimenti pubblici e privati. I privati, di fronte a un progetto di politica industriale serio come quello fatto dal ministro Calenda, hanno reagito e risposto concretamente, tant'è vero che più del 67% delle imprese lombarde hanno fatto investimenti nel 2017. No, noi vogliamo Italia 4.0, noi vogliamo che si creino le condizioni perché le aziende possano crescere e svilupparsi. Crescere vuol dire creare lavoro e occupazione, dare fiducia ai giovani, dare un lavoro ai giovani, dare la possibilità alle comunità di fare le famiglie e di fare dei figli.
prospettive vostre per il lavoro sono buone oppure no? Beh, devo dire che stiamo venendo da anni abbastanza bastonati dalla crisi. È vero che abbiamo recuperato, siamo ancora in ritardo rispetto agli anni pre-crisi che sono quelli del 2008. Non bisogna abbassare la guardia perché la competizione è difficile, ecco perché insistiamo per creare le condizioni per cui le aziende lombarde, le aziende italiane possano competere sui mercati internazionali. È vero, da una parte abbiamo la crescita del mercato globale, dall'altra parte vediamo che l'Italia cresce meno degli altri paesi europei, dobbiamo creare le condizioni per la crescita. La crescita è l'unica ricetta che può risolvere tutti i problemi che abbiamo sul tavolo.